Ecco dunque il treno per Machu Picchu. 1 ora e 46. Speriamo che il paesaggio sia bello. Siamo sul treno. Bello il treno, molto bello. Bene, mi trovo a Machu Picchu Pueblo. Il viaggio col treno è terminato, ora devo riuscire a comprare i biglietti. Devo andare al Ministero Turismo e Cultura a vedere se rendono. Sembra essere una cosa complicata, vedremo se lo è veramente, perché a parte che cambiano le regole continuamente da quello che ho capito. Vedremo. Questa è la fila della gente che sta aspettando il biglietto. Sono due piani di fila, perché continua là dietro. Ora non mi voglio alzare lo zaino che peso. Incredibile, speriamo di farci. Incredibile, sono riuscito a ottenere l'ultimo biglietto per entrare al circuito 2 già domani. Incredibile. Praticamente incredibile, ho trovato l'ultimo biglietto per fare il circuito 2, che è quello più bello, quello che te lo fa vedere tutto Machu Picchu. Però si entra alle 2 del pomeriggio, cioè l'entrata alle 2 del pomeriggio. Quindi domani mattina cosa faccio? Mi faccio un altro circuito e quindi devo rifare la coda, però ora c'è meno gente. Quindi domani doppia entrata a Machu Picchu. Attenzione, attenzione. Devo dire, è inutile che mi nascondo, mi succedono cose incredibili una dopo l'altra, è come se veramente fosse una sincronicità totale. In Messico, cioè, sono riuscito ad andare sotto le piramidi. Non vi rendete conto che hanno rifiutato l'ingresso a fiori di studiosi del paese, che sono andato io col mio zainetto e grazie a un amico che abita lì, a un meccanico, siamo riusciti a entrare nei sotterranei delle piramidi di Teotihuacan. Incredibile. Mo arrivo qua tardi con i piedi che mi fumano, una coda infinita, e ho trovato l'ultimo biglietto per Machu Picchu domani stesso. Muy bien, cosa devo dire, muy bien. Ottimo piatto di spaghetti al pesto e limonata da quel pueblo, dal pueblo di Machu Picchu. Esco, ho trovato una lavanderia che mi stira la camicia, perché sapete, sono famoso su YouTube, non è che mi posso presentare con le camicie strappicciate. E quindi sono andato in giro per il pueblo a chiedere chi mi potesse stirare la camicia, perché metterà nello zaino la roba un po' si stroppiccia, e l'ho trovata. Piove, diluvia, ma devo andare lo stesso, perché sono uno YouTuber famoso, sai. 5:40 del mattino, camicia stirata, possiamo andare. Prendere il bus per arrivare su al cammino numero 3. Machu Picchu, 6 della mattina. Bada bim, bada bim, bada bim, bum bam. Questa è la coda per il bus delle 7 della mattina. C'è una coda di 1 chilometro. 7 della mattina, guarda un po' che roba già. Impressionante. Quasi all'entrata ormai, veramente una lentezza incredibile. Per guardare dei biglietti ci mette veramente una vita questo qua. Però ormai ci siamo, dai. E così, dopo un'attesa interminabile, siamo entrati e andiamo a vedere un po' cosa sto Machu Picchu. Ne ho sentito parlare bene, vediamo. Beh, prima vista ragazzi, questo posto è impressionante, incredibile veramente. Siamo in mezzo a delle montagne altissime, guardate cosa hanno fatto qua. Non
credo che non ci sia tanto bisogno che io dica niente. Tra l'altro sono le 7 del mattino, non è che ho tutta sta voglia di parlare, però le immagini parlano da sole, direi. Che roba, ragazzi. Generalmente tiende a tener venas naturales. Ora sono entrato qua al Huayna Picchu, che è una delle altre attrazioni. Cioè, insomma, io non so com'è fatto sto posto, lo sto scoprendo adesso. Quando vado nei posti mi piace informarmi anche poco, il meno possibile, perché mi piace vedere le cose con i miei occhi. Mi piace vedere e sentire il posto con i miei sensi, la mia vista, e farmi un'idea mia. Quando è possibile, tipo su Machu Picchu ho visto miliardi di foto che mette la gente su internet, però non ho mai letto molto a riguardo, non mi sono mai informato perché voglio vederlo con i miei occhi, voglio capire da solo quello che vedo. Anche quando parlano le guide, c'è pieno di guide, pieno di gente con le guide, mi danno solo fastidio, ecco. Poi semmai mi andrò a leggere qualche cosa a riguardo per vedere se i miei sensi combaciano con quello che ho letto. E quindi ora sto andando al Huayna Picchu, andremo a vedere che cosa sono in mezzo alla giungla. È veramente un posto comunque veramente fantastico, ragazzi. Nemmeno se li vedo gli umani da soli costruire questo in quell'epoca, ci credo. E comunque chiunque abbia costruito questo si è fatto un culo della Madonna. Cioè anche gli alieni, se sono stati loro, si sono fatti un culo mica da ridere. Perché qua siamo veramente in un territorio impervio, montagne a picco. Ma stiamo scherzando. Ora io devo andare su di là. Sto salendo queste scale ripide da più di un'ora. Più di un'ora. Un'ora e mezza che salgo, ho anche pagato per salire fino qua, non so se terminerà mai questa salita. Calvario, un calvario. A chi cazzo gli è venuto in mente di costruire qualcosa qua? Perché? Incredibile, penso di essere arrivato quasi in cima. Questi hanno costruito queste terrazze in cima a questa montagna infinita. Perché? Sapete quelle foto che con effetto ottico sembra di essere nel precipizio? Qua non c'è nessun effetto ottico, qua siamo veramente nel precipizio. Che roba, ragazzi. Ancora qualche centinaio di scalini per arrivare in cima. E da qua su si vede il Machu Picchu.
La domanda è perché costruire qualcosa qua su in cima, veramente. Cioè non c'è una risposta razionale. Chiunque l'abbia fatto, umani, alieni, chiunque sia stato era un pazzo. Ed eccoci qua sopra i 3000 metri d'altezza. Cima al Huayna Picchu. E in fronte a noi il Machu Picchu. Ora parzialmente coperto dalle nubi. Ragazzi, che calvario arrivare fino qua. Però insomma, a me è chiaro che nessun umano può aver immaginato di costruire questo quassù. Per fare cosa? Per fare che cosa? Sono distrutto da questa salita. Guarda ragazzi, che spettacolo. Questa è l'altra parte. Cioè, siamo veramente nel cielo qua su. Coperto dalle nubi, il Machu Picchu. Ma chi mi ferma? Quando credi di essere arrivato in cima ti accorgi che ce n'è ancora un pezzetto, ancora un pezzetto, ancora un pezzetto. Supera te stesso. L'ho scritto nella quinta via, se non mi sono superato oggi con questo calvario per arrivare quassù, non so quando l'abbia fatto, ragazzi. Però che figata, dai. Che figata, veramente qua sto toccando il cielo, sto graffiando la cupola. E ora eccoci veramente in cima del Huayna Picchu. Lì, cavolo, l'ho appena tappata. Lì c'è il Machu Picchu. Ma ci sono montagne ancora più alte. Dunque, coloro che credono che questo l'abbiano fatto gli esseri umani, non capisco perché non vanno qua su a costruire qualcosa loro. Andate lassù, costruite terrazze, templi, il cammino e viveteci, visto che questo è stato fatto dall'uomo. Dimostrate con la tecnologia di oggi di costruire qualche cosa lassù. Dai. Bene, da quanto ho capito ho avuto un culo esagerato quando sono arrivato, perché davanti al Machu Picchu non c'erano nubi. E poi adesso da quando sono qua è tutto quanto nuvoloso, non si vede più. E ora quello che mi tocca fare è ridiscendere tutto e tornare al Machu Picchu per poterlo vedere dal circuito principale. Per cui basta, ora non filmo più niente perché sono anche stufo e riprendo poi dal circuito principale più tardi. Ma aspetta un bel cammino. E va bene, è così. Dico ancora questa perché mi viene da ridere. C'è la gente che sale, tanta gente che sale, io sto scendendo, e la gente paonazza, che non ne può più perché ragazzi questo è un vero calvario. Ma la gente che sale, io ci dico, tranquillo, ancora manca molto. Stile Lot, oppure Queda Mucho, ha un Queda Mucho. Li vedi proprio entrare in stato di panico. Ma è la verità, cioè, tu pensi che non possa essere peggio di così e invece ce n'è ancora molta, ma molta, ma guardate quanto è ripido. C'è una camminata infinita, ragazzi. Comunque, veramente, chi pensa che questo l'abbia fatto l'uomo, che vada lassù con qualche mezzo, qualche cacciavite no, qualche martello, qualche mezzo rurale, diciamo, e costruisca un Machu Picchu lassù. Vi voglio vedere. Se ce la fate vi credo, se no... Shh. Grande esperienza questa qui, veramente una grande esperienza. Questo luogo è realmente magico, impressionante. Ora sto aspettando che possa entrare per il secondo circuito, alle 2, mezzogiorno e mezza. Sto approfittando per giocare un po' sui social, riposarmi un po' i piedi
mangiucchiare qualcosa. Che posto, ragazzi, che figata mostruosa, veramente. Possono dire tutto quello che vogliono, possono inventare, fare congetture, fare vedere, mostrare, fare video in 3D, fare documentari, quello che gli pare. Io, neanche se le vedo, delle persone costruire una roba del genere in cima delle montagne, in una catena montuosa a picco, credo che stiano facendo veramente qualcosa del genere. Mi è impossibile da accettare. Va veramente oltre tutto ciò che si può immaginare. Naturalmente le persone credono che certe piramidi e certi luoghi siano stati fatti dagli uomini, perché è stato imposto agli uomini di credere di essere solo per lungo tempo, che discende dalla scimmia o che si è trovato qua per caso. Avessero detto agli uomini: guardate, noi siamo stati ingegnerizzati da creature probabilmente più evolute, non di questo mondo, sarebbe naturale ritenere che queste costruzioni non sono state fatte dall'uomo. L'uomo può aver contribuito, ma non può aver immaginato, messo insieme, pensato e fatto tutto questo, con strumenti rudimentali, nelle intemperie. È impossibile. Ma voi che cosa ne pensate? Cioè, veramente secondo voi si può fare una cosa così? Secondo me no, secondo me proprio no. Tutto è collegato al discorso origine. Al discorso origine e al discorso scopo. Perché l'uomo, non sapendo la sua origine, come fa ad avere uno scopo? L'unico scopo che ha l'uomo è quello di contribuire alla civilizzazione. Uno nasce e si deve rendere utile per fare in modo che la civiltà prosegua, lavorando, pagando, non disturbando, facendo figli che poi possano fare come lui. Questo è lo scopo che si è dato l'uomo, perché ignora la sua origine e ignora il suo vero scopo, che è uscire di qui, tornare a casa. Quelli che mi criticano perché io ho una visione negativa della realtà, ma vi rendete conto che io faccio una vita 100 milioni di volte più bella della vostra? Che mi diverto, vado in giro, faccio tutto, eppure non mi faccio confondere. È bellissimo sto mondo, la Matrix è veramente fantastica, il Samsara, Matrix, come vi va a richiamarla, è fantastica, ma non mi confonde. Il fatto che questo posto sia magnifico, che tutto quello che ho visto in Perù sia magnifico, che io quest'estate sono in Sardegna, non è magnifica la Sardegna, non mi confonde. L'origine e lo scopo dell'uomo non possono essere confuse dalla controparte positiva di questa realtà. Mi dispiace per voi che non riuscite a capire. Avete dei problemi di comprendonia, secondo me. Poi che cosa pensavo ieri sera a quelli che si staccano da, pensano di essere staccati da Matrix, di essersi scollegati da Matrix e hanno incominciato allora a pregare la Federazione Galattica, il Comando Sharon, i Maestri di Luce, perché siamo in un universo di pace, di luce, di amore. Pensate come si sono confusi questi qua, fino a che punto ci si può arrivare a confondere. Questi pensano di essere fuori di Matrix e che presto verranno i loro amici delle Pleiadi o di dove lo sanno solo loro, a trarli in salvo, perché poverini non sono capaci di farlo da soli. Probabilmente loro veramente discendono dalle scimmie, non c'è altra spiegazione. Perché può veramente essere resettata fino a questo punto un'anima? Cioè, tra l'altro loro si chiamano anime antiche perché sono qua dall'inizio, non sono mai riusciti a uscire per quello che sono antichi. Hanno una confusione in testa che veramente fa spavento. E Machu Picchu, ragazzi, così come Teotihuacan, Giza, devo anche andare a vedere Petra in Giordania, come altri luoghi
non possono essere stati costruiti all'uomo. Hanno ragione gli antichi quando dicevano che convivevano con creature extraterrestri, che li hanno impulsati geneticamente, addomesticati per renderli schiavi, e probabilmente li hanno fatto costruire, si sono fatti aiutare, perché io non capisco neanche gli alieni come abbiano fatto a costruire una roba qua su in cima. Ma ragazzi, è una roba incredibile veramente. Cioè, siamo in una montagna a picco nel nulla. E quindi l'unica risposta coerente a come cazzo hanno fatto sono gli alieni, secondo me. Il che rende coerente la visione di una di alcuni burattinai di natura non terrestre che hanno dato origine e guidato la traiettoria umana fino ad oggi. E non è che sia andata così bene. I maestri di luce, i pleiadiani, la Federazione Galattica stanno facendo tantissimo, però il mondo è sempre sull'orlo del dirupo. Quell'orologio là che hanno dell'apocalisse è a pochi secondi dal pum, dire basta. Dove vado vado, vedo povertà, miseria, sofferenza e ignoranza. Probabilmente ci sono anche persone evolute, buone, come volete, però sofferenza, povertà, miseria ovunque, e questo non è accettabile, non è tollerabile. L'unica spiegazione è che ci sia qualcuno che vuole questo, e non sono solamente i governanti, che poveracci, anche loro. Aver venduto l'anima al diavolo in cambio di che cosa? No? In cambio di che cosa? Dell'immortalità dentro Matrix. La vita eterna e l'immortalità sono due cose ben diverse. Però veramente mi sto divertendo qua in Perù, veramente mi sto divertendo dentro Matrix, veramente sto facendo qualcosa che mi piace moltissimo, e finché ne ho voglia andrò avanti. Poi mi ritirerò su qualche montagna del genere, o qua o in Oriente, e tenterò la fuga dal corpo, la fuga da Matrix, lo spegnimento totale del gioco. Finché sono giovane, finché ho forze, finché ne voglio, poi, piuttosto che diventare vecchio, mi avveleno. Diventare vecchio, la pensione, qualcuno che deve occuparsi di te, gli ospizi, ma quando mai? Io a un bel momento voglio riuscire a trascendere il corpo, a trascendere l'ologramma e uscire di qui. Questo è l'obiettivo che mi voglio dare. C'è gente, sono monaci che veramente si sono messi a meditare e si è cristallizzato il corpo, e loro sono usciti e il corpo sembra essere ancora vivo. Voglio riuscire in un'impresa del genere, ma ora sono ancora giovane, mi piace scherzare, mi piace provocare gli imbecilli, i fessi che credono nelle più feroci idiozie. Ma un bel momento poi mi calmerò, trascenderò tutto, me ne andrò di più. Però per adesso, insomma, aspetto le 2 che apro il circuito numero 2 per continuare la mia esplorazione del samsara, i miei video, con la camicia stirata, la giacchetta, il cappellino. È proprio così che la vedo, cari. Guardate la coda che c'è, siamo a mezzogiorno e 40, tutto il giorno così, guardate che coda che c'è. Non so fin dove possa arrivare, sinceramente. Impressionante quanta gente. Tutti i giorni così, mi hanno detto. Eccoci qua al secondo round, sono le 2 in punto, non ho dovuto fare la fila perché mi sono messo davanti a tutti, ed eccoci qua, è anche spuntato il sole, meno male, così riesco a fare delle riprese, delle foto più decenti di prima. Vamos.
fa un po' di fiatone perché sono salito correndo visto che finalmente è uscito il sole. Ragazzi, col sole è 100 volte più bello, eh? So every terrace was used as foundation for every step. Che cosa fantastica. Sì, lo so, è sempre la stessa immagine, però cioè ragazzi, non ci sono parole. Oh, okay. The triangle is the tilt, the inclination to evacuate the water of the rain. Quello lì è la montagna su cui mi sono arrampicato stamattina. Ero lassù, lassù in cima. Guardate il cammino per arrivare, che roba, che non ci posso credere. Non ci posso credere di dove mi sono arrampicato. E vabbè, anche questa è fatta. Bene, credo che chiuderò questo video da qui perché è bello, bellissimo, però non è che posso far vedere sempre la stessa cosa, che poi è questa. E voglio chiudere dicendovi, ragazzi, cercate veramente di godervi la vita perché è questa. Abbiamo questa vita, facciamo in modo che sia l'ultima, però godiamocela. Perché sennò è veramente una tortura. Vedete, l'uomo è stato privato della conoscenza della propria origine e del suo ruolo originale, che era da fungere da schiavo. Gli è stata data una certa autonomia, e l'uomo invece di che prendersi questa autonomia, quello che ha fatto è considerarsi un ingranaggio del grande sistema a cui rendersi utile, producendo, riproducendosi, lavorando, pagando, essendo devoto a qualsiasi tipo di entità e rimettendosi alla volontà superiore di questo o quell'altro Dio. Io sin da bambino ho avuto il sentore che tutto ciò non fosse assolutamente né ragionevole né normale. E ho sempre vissuto una vita completamente diversa da quella che vivevano i miei simili. Non ho mai pensato che un giorno avrei lavorato fino a che non ho avuto una certa età. Ero convinto che non avrei mai lavorato. Sono sempre stato convinto di non aver mai avuto figli, perché ancora non sapevo niente della reincarnazione, della trappola, degli demiurgo, degli arconti, ma già non mi sembrava un mondo in cui fosse saggio lasciare ulteriori vittime. Da quando ho scoperto tutte queste cose, col cavolo ancora di più, e quindi interpreto questa esistenza come un enigma. Questo mondo è un enigma, questa vita è un enigma, e l'unica cosa che noi possiamo fare, secondo me, è cercare di risolverlo. E io dedico la mia vita a risolvere questo enigma e a portarmi fuori di qui. Di tutto il resto mi interessa poco o relativamente poco. E cerco veramente di dare alla mia esistenza questo scopo nobile, di risolvere questo enigma e nel frattempo cercare di godermi la vita il più possibile, secondo i miei criteri, le mie leggi e i miei standard, che naturalmente non sono immodificabili, non sono immutabili. Sono modellati a seconda delle nuove nozioni che apprendo, delle nuove esperienze che faccio, di modo e maniera di vivere con coerenza quella che secondo me è l'approssimazione più prossima alla verità. Vi auguro di fare lo stesso, vi auguro di godervi la vita, vi auguro di fare quello che vi piace, perché non c'è niente più importante di questo.
scoprire se stessi, conoscere se stessi, essere amici di se stessi, superare se stessi, fondare il proprio credo in se stessi e viverlo fino in fondo. Conoscere il più profondamente possibile l'avversario, il nemico, come vi va di chiamarlo, la realtà in cui ci siamo e muoversi di conseguenza. Questo, secondo me, è l'atteggiamento più intelligente che un uomo può avere durante la risoluzione di questo enigma che chiamiamo vita. Integrare la sovranità integrale e presentarsi in punto di morte in maniera tale che non si può essere fermati da nessuno. Non credo che ci sia niente di più intelligente di questo, non perché l'ho partorito io, ma perché io l'ho fatto insieme a tutte le persone con cui ho parlato, tutte le persone che ho incontrato, tutti i libri che ho letto, tutte le esperienze che ho avuto. Sono arrivato a questo per oggi e mi va di condividerlo da questo luogo straordinario. Buon proseguimento in Matrix, buona avventura, siate felici, siate sereni, siate centrati. Ciao a tutti e grazie per aver visto anche questo video. Bene, lascio Machu Picchu, sono a pigliarmi il treno per Cusco, da là poi dovrò trovare il bus per arrivare a Puno, perché voglio andare in Bolivia a vedere Puma Punku. Voglio troppo andare a vedere Puma Punku, non è un sito eccezionale dal punto di vista, diciamo, della scenografia, però un posto eccezionale per quello che nasconde, per quello che c'è. E quindi, direzione Puma Punku.